100 anni dalla sua fondazione. Firenze, 10 gennaio 2023. Ancora complimenti. Mettiamo su. È il quarto centenario che festeggiamo in quest'ultimo anno, dà il senso della vitalità delle nostre associazioni sportive, fatto di tanto impegno dei volontari, di tante donne e tanti uomini che si mettono a disposizione della propria comunità. 100 anni sono tanti e il premio dato oggi al Presidente Carbone è un po' il riconoscimento a tutte le persone che si sono impegnati in questi anni. Lo sport è un valore importante, trasmette quei valori che rendono l'uomo migliore. E io penso e spero che questo riconoscimento possa servire alla Larcianese Calcio per continuare nella direzione che ha portato avanti in questi anni. Prossimità, vicinanza alle persone e costruzione di relazioni e di comunità. Anche questo è il mondo dello sport. E poi siamo sicuri che calcio minore? Oppure fa sostanza davvero nella nostra Toscana quello che minore non lo è? Forse non è in prima linea le pubblicità per le televisioni, e poi anche qui c'è da vedere, perché sinceramente sappiamo quanto i tifosi a livello locale tengano anche alle squadre minori, chiamiamole così, ma credo che minori non siano, e lo stiamo dimostrando concretamente in regione, qui al Palazzo del Pegaso, perché stiamo portando tutta una serie di centenari. Se ci avete seguito sapete bene quante celebrazioni sono state fatte. Evidentemente la nostra Toscana ha una gloriosa storia sportiva che deve essere ricordata, e il ricordo si deve concretare tutti i giorni. Il ricordo non è semplicemente una targa, il ricordo è capire quanto sono importanti dal punto di vista sociale queste società, che sono minori dal punto di vista, ripeto, degli sponsor, ma anche per il significato, il messaggio, la fruizione sociale che danno ai nostri giovani sono decisamente maggiori. Certo, allora intanto siamo orgogliosi di essere qui oggi a ritirare questo premio, perché sancisce 100 anni della nostra storia, della nostra attività. Sicuramente per il territorio dove siamo è un orgoglio, è una cosa importante ritirare questo premio. Siamo tutti orgogliosi, non è semplice, non è stato semplice arrivare fino ad oggi a far 100 anni della Larcianese, si spera di farne altri 100. Non è perché insomma 100 anni di sport è davvero un bel traguardo sia per l'Arciano e anche per tutta la Toscana. Insomma, siamo contenti, ecco, di questa realtà. Al di là della loro funzione c'è il vissuto, c'è la memoria che questi oggetti evocano, credo, ad ognuno di noi. Diciamo, sorprendente invenzione probabilmente è la tecnica anche. L'oggetto è più sulla silente armonia. Io sono molto debitore, diciamo, alla sensibilità che mi ha trasmesso mio padre, anche se, diciamo, col tempo sono riuscito a elaborare appunto un linguaggio espressivo originale. Ecco, per chi lo conosce, mio padre è sempre stato un purista della pittura a olio su tela, io invece, diciamo, percorro strade diverse e mi trovo più a mio agio sulla carta. Ecco. Per esempio, ho avuto l'onore di essere ospitato in questo bellissimo ambiente, cosa che mio padre in effetti probabilmente non ha mai avuto riconoscimenti di questo tipo, ma questo credo fosse anche dovuto alla cifra della sua persona. Per chi l'ha conosciuto, era una persona molto schiva, quindi non si promuoveva poco, diciamo, ecco, sì. Ah, io sono davvero emozionato, ne abbiamo presentate tante di mostre in questo spazio che abbiamo voluto aprire alle migliori eccellenze della nostra regione. Sono felice che oggi possano esserci qui i lavori di Alberto Martini. So
l'impegno, la qualità pittorica che Alberto mette in campo. Vedere qui oggi questa mostra, vederlo qui insieme alla sua famiglia è anche un po' il premio e il riconoscimento di anni di impegno. Le opere arrivano dirette al cuore, sono sorprendenti invenzioni, partendo da oggetti, paesaggi, riescono ad arrivarti dritte al cuore e sembra qualcosa che noi non vediamo ogni giorno, una sorprendente emozione. Io sono davvero contento che tanti cittadini, non solo toscani ma di tutto il mondo, possano apprezzare quanta bellezza c'è nella nostra terra e queste opere sono esattamente queste. Sono uno spazio questo in cui ognuno di noi può riflettere, può guardarsi dentro, può entrare a porsi tante domande e a cercare quelle risposte che spesso nella nostra vita non riusciamo ad avere. Tutti voi capirete la mia emozione in questo momento nell'assumere la presidenza del Parlamento europeo e di essere stato scelto da voi a rappresentare l'istituzione che più di ogni altra ha un legame diretto con i cittadini, che ha il dovere di rappresentarli e di difenderli. L'Unione Europea non è un incidente della storia. Non siamo un incidente della storia, ma i figli e i nipoti di coloro che sono riusciti a trovare l'antidoto a quella degenerazione nazionalista che ha avvelenato la nostra storia. Se siamo europei, è anche perché siamo tutti innamorati dei nostri paesi, ma il nazionalismo che diventa ideologia e idolatria produce virus che possono produrre conflitti distruttivi. Cari colleghi e cari colleghi, l'Europa ha ancora molto da dire se noi e voi sapremo dirlo insieme, se sapremo mettere le ragioni della lotta politica al servizio dei nostri cittadini, se il Parlamento ascolterà i loro desideri, le loro paure, anche la loro rabbia, ma soprattutto le loro necessità. Sono sicuro che tutti voi saprete dare il massimo contributo per un'Europa migliore. Un'edizione che ha visto davvero una larga, ampia, importante partecipazione. Oggi è un anno che è venuto a mancare David Sassoli. David Sassoli è stato un grande uomo delle istituzioni, un esempio per chi come me ha il compito di guidare l'Assemblea legislativa. E questo è secondo noi il modo migliore per ricordarlo, ricordare guardando negli occhi quelle ragazze e quei ragazzi che possono costruire un nuovo futuro dell'Europa. Ma lui ci ha mandato un messaggio forte, che noi abbiamo bisogno di più Europa, di un'Europa solidale, di un'Europa che è in grado anche di sapersi autoregolamentare meglio. Quello che è accaduto è qualcosa di gravissimo, che mina anche il lavoro di questi anni che David Sassoli ha portato avanti. Era un anticorpo verso chi voleva costruire ponti e verso chi voleva costruire muri. Ha lavorato per costruire ponti e per costruire una politica sobria. Ecco, ci manca anche per questo. Sono assolutamente in linea con il suo lavoro. Alle mie spalle c'è una frase che rappresenta bene chi è David Sassoli. E in queste tesi ci sta proprio quello che è stato anche il suo indirizzo, l'indirizzo che ha voluto dare a tutti i governi dell'Europa, l'indirizzo che ha voluto dare a chi si impegna negli istituzioni: essere sempre dalla parte dei più fragili, essere sempre dalla parte di chi ha meno voce, e noi oggi siamo qui per dare davvero voce a chi ha meno voce. Ma David Sassoli ha ripreso esattamente quello che era lo spirito fondativo con cui è nata l'Europa, l'Europa dei popoli, un'Europa che si sapesse tenere per mano, che non lasciasse indietro nessuno. Non è stato sempre così.
Spesso negli ultimi anni, prima di David Sassoli, vedevamo un'Europa dell'austerità, un'Europa che divideva, un'Europa che non riusciva a tenere tutti per mano. Guardate, il suo impulso è stato fondamentale e segnerà un cambio incredibile in quella che deve essere l'Europa, un'Europa moderna che può dare il suo contributo in un mondo che sta cambiando tanto. Avrà un seguito questa iniziativa? Ma io mi sono preso l'impegno di provare a istituzionalizzarla, lo dicevo prima ai rappresentanti delle università, consentitemi di ringraziarli, hanno svolto un lavoro enorme, come ringraziare i tanti studenti che hanno presentato i loro lavori di grande qualità. Mi piacerebbe, se fosse possibile, trovare modo e forma per cui ogni anno noi chiediamo alle ragazze e ragazzi delle nostre università di presentare i loro migliori lavori, perché siano di stimolo anche a noi, alle istituzioni, nel capire quanto sia importante avere più Europa. Sì, mi pare che sia davvero un momento bello, è un momento che ci aiuta a ricordare Davide Sassoli, ma soprattutto ci aiuta anche a dare un segnale alle ragazze e ai ragazzi toscani che il Consiglio regionale, attraverso la Commissione, ma attraverso l'operato di tutti i suoi componenti, è attento e soprattutto si pone in ascolto di quello che accade sui territori. E credo che anche il rapporto, e li voglio ringraziare, dei docenti che hanno composto la commissione di valutazione sia anche una buona prassi anche per dare gambe e dare futuro a questo premio. Questa del premio di laurea è una delle iniziative promosse all'interno del programma di lavoro della Commissione per le politiche europee. Ce ne sono state altre di iniziative, ce ne saranno altre ancora che, come con questo premio, vogliono mettere in evidenza il ruolo delle giovani generazioni, dei luoghi dove si fa istruzione e crescita, guardando ovviamente a un obiettivo che è quello della diffusione dei valori europei e soprattutto della costruzione di una casa comune nella quale un po' tutti ci si possa sentire davvero ospiti graditi e soprattutto ci si possa sentire a casa. Credo che sarebbe stato contento di vedere come le ragazze e i ragazzi hanno risposto a questa iniziativa, la qualità dei loro elaborati. Ci avrebbe dato una pacca sulle spalle e, sorridendo, ci avrebbe detto: continuiamo a lavorare. Allora, la mia tesi ha ad oggetto la tutela degli stranieri sottoposti a misure di trattenimento in Unione Europea ed in Italia. E nella tesi ho esaminato la disciplina normativa e anche l'applicazione poi nella prassi di queste misure normative. Tema molto attuale sia in Italia ma anche nel resto dell'Unione Europea, e sono infatti grata che, appunto, di questo premio, proprio perché spero che questo tema possa essere messo in luce, ecco. Quello che ho cercato di fare all'interno della mia tesi è stato andare a esaminare la giurisprudenza, quindi come le corti europee abbiano ampliato la tutela dei diritti fondamentali degli stranieri, e la parte proprio interessante è stata poi vedere come queste norme venivano applicate nella prassi, quindi nella vita di tutti i giorni, e che impatto avevano queste norme sui cittadini stranieri, quindi sulle persone, sugli esseri umani, ecco. Certamente, è un tema che ha a che fare con i diritti dei lavoratori a livello europeo. Spesso forse si pensa a un'Europa distante dai temi sociali, un po' indietro su questi aspetti, e invece esistono delle specifiche tutele da parte dell'Unione Europea proprio per i lavoratori davanti agli algoritmi. Che è necessario fare di più, ma che qualcosa c'è già, e che le parti sociali hanno molto spazio per lavorare e per difendere nella maniera ottimale i diritti dei lavoratori.